tutti, bentornati sul mio canale. Oggi un video ancora acquisti, qualcosina di AliExpress e qualcosina della Lidl, ovviamente acquisti cartopazzosi. Poi voglio farvi vedere anche in questo baule quello che ho ricevuto a Natale dal mio migliore amico di cose creative. Quindi ci spostiamo sulla scrivania così vi faccio vedere in dettaglio tutto. Allora, iniziamo subito dagli acquisti AliExpress. Intanto vi mostro questo clear stamp che mi è arrivato, ma che ho già utilizzato e me l'avete visto utilizzare per il Plan With Me. Infatti ho utilizzato questo banner per il weekend. Quindi questo clear stamp con tutti i banner. Poi sempre acquisti dell'11/11, infatti stanno arrivando un po' tutti. Ho preso questo correttore fatto a topolino. Ho voluto provare a comprarlo. Cioè, scusate, non è un correttore, è una colla. L'ho voluto provare a prendere perché, vabbè, per appiccicare sembra proprio che appiccichi bene. Ma la particolarità, e che non avevo capito sinceramente quando l'ho acquistata, è che è proprio fatto con tutti i puntini, dot liner. Quindi è fatta proprio con i puntini, in effetti, c'ho tutti questi puntini. Non so che utilità abbia, sinceramente. Io l'ho comprata appunto perché volevo provare questa colla. Io ce l'ho già, l'avevo presa qua in Italia. Non so se è della Prit o comunque di una marca. E costa parecchio. L'ho voluta prendere con i saldi dell'11/11, vediamo se funziona. Poi ho quest'altra bustina con dentro i centrini. Ho preso questo sulla tonalità del viola e questo sulle tonalità del verde. Anche questi li ho presi con i saldi dell'11/11 e li ho comprati perché per fare scrapbooking vedo tante ragazze che li utilizzano. Ce ne sono dentro, credo che siano una decina. Comunque, visto che tante ragazze li usano per lo scrapbooking, appunto anch'io volevo prenderli per cercare di fare scrapbooking. E con AliExpress per il momento sono a posto. Poi volevo mostrarvi gli acquisti che invece ho fatto alla Lidl. Allora, ho preso questo Notes fatto a spirale, dove ha la copertina molto rigida e all'interno sono tutti fogli a righe. Però ogni tanto ci sono dentro dei fogli colorati. No, questo qui è solo un divisorio. Comunque è molto semplice aggiungere divisori, nel senso che basta per esempio prendere un pezzo di acetato, fargli i buchi anche con una foratrice normalissima, anche se non si hanno questi quadrati, e poi andare a tagliare la parte appunto dei buchi di modo che si può inserire. Quindi questo qua a righine, e dietro qua c'è l'uccellino carino con la Notes. Non so ancora come andrò ad utilizzarlo, però vedete, è molto comodo anche magari da portare in giro, se per scrivere, non so, vediamo che cosa mi verrà in mente e come utilizzarlo. Poi sempre alla Lidl ho preso questo notebook, è bellissimo, sempre di cartone rigido con la scritta notebook in foil oro. Qui c'è disegnata la bocca, questa macchina fotografica, c'ha il contorno che sembra un po' una busta. All'interno è fatto così, quindi la prima pagina è questa. E poi ci sono le pagine a righe, qui hanno un tratteggio, per cui presumo se uno vuole può tagliarle. Però anche di qua c'è questo tratteggio, che qua non c'è. Boh, comunque... ci sono un tot di pagine, ok. Poi c'è questo divisorio bellissimo fucsia con i cuori e qua cominciano le righe fucsia.
bellissimo, quindi quelle righe fucsia. Poi c'è anche il segnapagina di questo arancione fluo. Poi dopo i fogli fucsia abbiamo questo divisorio con le macchine fotografiche e da qua cominciano le righe azzurrine. Azzurrine, poi abbiamo questo divisorio carinissimo per la cartoleria. E, diciamo, ci sono su tutte le clip, le puntine per le lavagne di sughero. Arancione, per cui adesso iniziano le righe arancioni. Poi abbiamo questa pagina giallo fluo, che non so se in telecamera si vede, ma è bella fluo, così fatta zig zag. Ovviamente le righe qua non sono gialle, perché altrimenti non si vedeva niente, sono ancora nere. E in fondo abbiamo ancora la pagina così. Dietro è fatto in questo modo e diciamo che su ogni pagina c'è un pezzettino di questa scritta Writing, Thinking, Creating. Bello, mi piace, molto carino come notebook, anche qui lo vedrei bene come tipo un bullet journal, però non lo so, vediamo cosa mi verrà in mente di fare, se ne farà qualcosa. Poi ho preso una serie di tre blocchettini, cioè tre quadernetti, formato A6, li vendevano tutti e tre insieme a 3 euro tutti e tre. Ah, questi li ho pagati 2,99 ciascuno, quindi 2,99, 2,99 e 2,99 il pacco da 3. E praticamente c'è questo verdino con scritto notes in foil argento. All'interno la prima pagina è così, la prima pagina. All'interno tutte le pagine sono fatte così. Molto carino, poi questo verdino Tiffany, bellissimo. Poi c'è questo rosa con questo motivo tipo diamante e all'interno è fatto tutto così. Il terzo è un blu notte con la chiappa sogni e all'interno è fatto tutto con queste piumette di acchiappa sogni. Poi ovviamente non potevo non prendere l'altro set di tre. Quindi ho preso anche l'altro set di tre, sempre a 2,99 euro ciascuno, e abbiamo il primo blocchettino, scusate ma qua mi sa che si è attaccato sopra qualcosa, il primo quadernetto, questi mi sembra che sono formato A6, verdino con la macchina fotografica e all'interno ha le pagine con sulle macchine fotografiche. Poi c'è questo violettino con le rondini, e anche qui tutte le pagine con sulle rondini. E infine questo rosa con i pois oro e dentro ovviamente ha tutti i pois. Questi quadernetti li vedrei bene in un travel notebook, cioè come proprio come inserti. Anche se sono abbastanza rigidi, però li ho comprati appunto per quello, perché credo di realizzare magari un Midori di questa grandezza appunto e mettere dentro questi quadernetti, perché sono veramente stupendi. Infine vorrei farvi vedere cosa c'è in questo baule di legno, adesso lo sposto, che mi è stato regalato a Natale dal mio migliore amico appunto, pieno di cose creative. Allora, era pieno sia di caramelle, che ovviamente ho già tolto e sto mangiando pian pianino, e sia di cose creative. Adesso vi mostro che cosa c'è dentro. Allora, questa pallina da 10 cm di diametro ed è una palla in plastica per decorazioni. Questa qui appunto serve per fare una palla di Natale, come ho fatto in un video tutorial di qualche tempo fa. Sempre per questa pallina si può utilizzare queste decorazioni che sono in legno e praticamente hanno una base sulla quale poi si possono agganciare i vari personaggi in legno, quindi il pupazzo di neve per fare appunto queste scenografie, la renna e gli alberelli. Queste poi sono carine anche da mettere appunto in questa pallina. Poi, altra cosa creativa contenuta in questo baule, ci sono queste campanelline oro. Anche queste si possono utilizzare
sia per fare decorazioni natalizie o anche per fare dei charm. Anzi, la campana potrebbe andare bene anche per qualcosa di pasquale. Ho trovato dentro questi elastici, sono elastici di Tiger, praticamente sono di questa grandezza, con il cuoricino. Sono ideali anche per chiudere delle buste oppure appunto per fare un midori, e anziché mettergli l'elastico attaccato al midori si può utilizzare questo elastico. Poi ho trovato dentro questi tape glitter, sono tre da un metro ciascuno di questi colori. Tra l'altro, vabbè, io questi già li avevo, però anche se un doppione non fa niente, perché appunto servono sempre e essendo che sono lunghi un metro non è tanto prodotto e quindi sempre ben accetto come regalo. Poi ho trovato dentro questi adesivi puffy minion, sono tre minion sticker puffy. Oh, che carini. Poi questo cuoricino che non so se si vede in camera, ma ha i glitter, ci sono dentro i glitter e dentro ci sono tutte le clip a forma di cuore, guardate che carine, bellissime le clip a forma di cuore, mi mancavano. Poi, rimanendo in tema clip, queste clip giganti, sempre clip di Tiger. Anche queste ce le avevo già, ma appunto le ho terminate, per cui van benissimo, sempre utili. Poi ho trovato questo sacchettino con dentro queste coccinelle molto carine che hanno anche l'adesivo, quindi si possono già attaccare. Anche queste le posso utilizzare per fare degli abbellimenti o decorare qualcosa. Poi ho un altro sacchettino con questi occhietti, molto carini, perché originali, perché sono occhietti colorati, cioè non sono i classici occhietti neri ma colorati. Poi ho trovato questi adesivi fiori gemme, diciamo adesivi 3D, sempre di Tiger, anche questi molto carini, utilissimi per decorare. Poi una cosa che desideravo tanto, che volevo acquistare ma che alla fine appunto mi è stata regalata, sono queste micro palline di pompon, penso siano di feltro. Anche queste, se non sbaglio, si possono proprio cucire, quindi cucire tra di loro, fare delle cose, delle decorazioni, oppure anche dei per abbellire dei charm, molto carine. Poi, sempre tornando tema clip mollettine, c'è dentro questa scatolina con 20 mollettine colorate, mini mollettine, proprio quelle tipo quelle dei panni, anche queste molto carine. Poi una decorazione in feltro ed è questa farfalla. Questa qua sicuramente la userò per fare una clip. Poi, sempre di Tiger, i tre moschettoni appunto per fare dei charm o dei portachiavi, e sempre di Tiger questi quattro, anzi scusate, sono cinque anelli, anche questi sono anelli per fare portachiavi oppure appunto dei charm. Poi ho trovato dentro due penne della Bic, sono, se non sbaglio, sono un'edizione limitata, e sono color oro e argento. Allora, il mio amico me le prese perché era straconvinto che scrivessero appunto d'oro ed argento, invece sono una blu e una nera, però comunque sono belle, il packaging è molto molto bello e la Bic è la mia penna preferita, infatti il lavoro uso quella e mi ci trovo benissimo. Poi ho trovato questo barattolino delle meraviglie perché ha dentro tutte queste paillette, quindi queste qua stelline, altre stelline, argento, oro, questi qua sono esagoni, rossi, bianchi, e questi bianchi hanno dentro, sembra quasi delle piumette, i cuori rossi e poi ancora le stelline. Si apre a mo'
non so come dire, praticamente in base alla a quello che ci serve, giriamo il tappo e va sul buco. Poi ho trovato dentro questa serie di colle glitter di Tiger, anche queste molto utili per decorare biglietti, creazioni e quant'altro. Infine, come ultima cosa, ho trovato questo meccanismo per orologio con le lancette. Quindi c'è il meccanismo, quindi posso crearmi un orologio con le lancette, queste sono le lancette, oppure in alternativa posso utilizzare queste lancette giganti, che sono appunto adatte anche per questo meccanismo. Niente, questi quindi erano tutti i miei acquisti AliExpress, Lidl e regalo e super mega regalo creativo di Natale. Spero tanto che vi siano piaciuti, a me sono piaciuti tantissimo, anche appunto i regali creativi che mi sono stati messi in questo baule, è stata un'idea meravigliosa e molto molto gradita. Se è così, mettete un bel pollice in su al video se vi è piaciuto e fatemelo sapere nei commenti, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!